Ciao e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi un'altra postazione. Come potete vedere è uscito il sole, ma adesso che sono quasi o sono le 12? No, le 12. E oggi mi vado a preparare per la cena la vellutata di broccoli e patate. E adesso vi giro e vi faccio vedere come la faccio io. Semplicissima. Non sono sparita, sono qui. Sono andata a prendere l'olio. Allora, in questa bella pentolona ci metto l'olio. E dopo ci metto anche la cipolla. Io avevo questa e metto questa, poi voi, se volete, potete mettere un'altra. Allora, sono 300 grammi di patate. Io mi sono avvantaggiata tagliandole e pulendole, lavandole. E 300 grammi di broccolo. Io metto anche le foglie, quelle tenere, al coltello che quando vado a tagliare risultano tenere così. E adesso metto la cipolla. Se vedete un pochino di fumo, sto facendo anche le patate lesse per mio marito. Oggi due minestre diverse. Per stasera, ovviamente. A mezzogiorno poi io mi faccio l'insalata. E non so cos'altro, mo vediamo. Allora, accendo. Io, scusate, ma devo vedere se le patate sono cotte. Non ancora. Devono finire di cucinare. Allora, allora, nel frattempo che si rosola la cipolla, vi voglio ringraziare. Di cosa mi starete domandando? Se vi starete domandando, grazie mille per l'affetto che mi dimostrate. Io sono una persona di poche parole, a me piacciono i fatti. Quindi, vi dico solo grazie per l'affetto e perché mi seguite. A tutti. Veniamo a noi. Allora, e la stessa cosa lo faccio anche con le minestre. Mi piace che sia buono e non scenografico. Sono fatta così. Allora, a questo punto vado ad aggiungere tutte e due patate e broccoli. Mescolo un pochettino. Vado a prendere l'acqua.
aggiungo l'acqua, non troppa, altrimenti non sarà più una vellutata. Allora, ok. Non è questo il suo coperchio. E va bene, ho sbagliato. Penso che sarà proprio questo. Sì! Ci metto il sale. Mescolo di nuovo. E quando esce a bollore, abbasso la fiamma e faccio cucinare almeno che le patate siano morbide e dopo vado a frullare il tutto. Allora, io ho già frullato, questa è la mia vellutata, ovviamente la mangerò stasera perché è appena l'una e diciamo che ha cucinato in 50 minuti, va, perché dovevano essere proprio belle cotte cotte le patate. E stasera vi faccio vedere l'impiattamento. Che ne dite? Vi può piacere questa vellutata di broccoli e patate? Fatemelo sapere. Allora, in questo padellino ho messo i cubetti di non è pancetta, di speck. Li ho comprati proprio così dal Penny Market. Però voi, se non li trovate, basta prendere una fetta di pancetta di speck e tagliarla fina fina e la metterò sulla vellutata. Ecco il piatto finito. Che ne dite? Vi piace anche come Preparato. l'ho preparato? Bene, se vi piace questa ricetta, mettete tanti like. Iscrivetevi al mio canale, al secondo canale, mi raccomando. E noi ci vediamo a una prossima ricetta. Quello che vedete qui, quello rosso, è peperoncino. Ciao ciao!